Allora, con noi abbiamo Stefano Santarossa, presidente dei Radicali Friulani. A cui pongo una domanda, può partire l'AMPS, e qui si parla sempre, no, di carceri che stanno, no, scoppiando, che insomma, si è al limite del collasso, ma è vero, bisogna trovare una soluzione, già si parla di amnistia, di indulto. La mia domanda però è questa, e la faccio a lei. Trovare un accordo affinché i signori stranieri in carcere scontino la loro pena a casa loro. Questo non andrebbe a recuperare denari, B a tagliare il sovrappopolamento delle carceri. Allora, beh, se pagano le tasse in Italia e sono quindi Lasci residenti in perdere. Italia, io sono perché, come gli altri cittadini che Siccome abitano hanno un nel nostro permesso di paese. soggiorno, se commettono dei reati, io li commetto in Svizzera, mi rompono il permesso di soggiorno e me ne torno a casa. Penso che ci siano dei regolamenti, non solo nazionali, che regolamentino questo aspetto. Evidentemente così non si può fare. Il tema invece è se quanti sono gli extracomunitari presenti nelle carceri italiane. 63%, Il 63%, la capiamo con maggioranza. quali reati vengono inseriti nelle carceri e vengono Spaccio, gettati nelle carceri, a prostituzione, volte senza la possibilità che si aggressione. paghino, senza la possibilità che abbiano come gli italiani, come i nostri connazionali, una difesa seria, perché sappiamo che se chi ha le possibilità in carcere non ci rimane. I poveracci invece le riempiono e nelle condizioni in cui noi abbiamo denunciato e lo vediamo in questi giorni proprio nelle carceri, purtroppo, nonostante i radicali l'abbiano detto da mesi, la situazione sta esplodendo. Cioè, Cosa si fa? quando ci arriverà poi a situazioni in cui la violenza è il fatto totalmente criminogeno per cui la legge italiana obbliga le persone a stare in E quindi carcere cosa si con la fa? violazione di tutte le regole Mi dia la soluzione. E quindi cosa si fa? la soluzione è l'amnistia, ve l'abbiamo detto. Per No, noi è l'amnistia, ma assolutamente vogliamo no. farne un Non si può fare dibattito. un'amnistia ogni 3 anni, dai. Si No, fanno, si l'amnistia sono costruiscono. 20 anni che non si Si fa. fa l'indulto, si fanno carceri nuove, si fanno carceri Allora, se nuove. vogliamo fare i demagoghi, Ma possiamo no, non è farlo. demagoga, non Allora, è demagogia questa. la Ci demagogia sono è tante quella di caserme dire, dismesse, Stefano, si lo petrono i sa fili benissimo, elettrificati. No, no. sono stati pizzicati i nostri amici politici anche della Lega proprio per aver truccato anche a Pordenone come dire, i procedimenti per avviare in carcere a Pordenone, no? Lo sa, no? È stato Come quindi truccato? in cronaca degli Come ultimi truccato? anni. Non ho capito. Là, il famoso carcere che si doveva fare con Castelli Ci non è prego. partito per quale Mastella se l'ha motivo? fatto a casa sua. Non solo, ma Allora? anche perché in altre parti c'erano dei giochi strani per cui quando c'è la roba dietro, cioè il denaro che deve arrivare nelle Quindi tasche di lei dice qualcuno, meglio l'amnistia. no, l'amnistia serve perché è un fatto doveroso rispetto alla violazione delle regole e delle leggi Invece italiane. io E dico, allora l'amnistia costruiamo carceri serve, nuove. l'amnistia. Troviamo, lei mi dica dove troveremo i soldi. Uno, due, mi Privati, come dica, fanno in America. l'amnistia serve anche per dare una risposta ai cittadini, perché guardate che l'amnistia è anche Ma avere cosa si... 10 milioni di processi pendenti che non hanno soluzione, Ma si perché rende conto che sta parlando di giusto? Ma lei, mi scusi, perché guarda, la giustizia io... non ce l'ha, non la Stefano, spiega lei, guarda, no, direttore. Stefano, scusami, eh. Il Quando uno fa, diritto. scusami, quando, no, scusami, perché qua in Italia Abele se la prende sempre in quel posto e Caino non deve essere mai toccato, perché questa è la vostra Attualmente è filosofia. così. La vostra filosofia Attualmente è così. Sì, è questa. Abele attualmente se la prende sempre in quel posto, come diceva il mio amico Ciputti, mentre Caino non deve essere io sono perché i toccato. cittadini abbiano una risposta alla E giustizia. fino adesso non ce Attualmente non ce l'hanno. l'hanno, Ah, ma con ecco. l'attuale situazione, con le Bene. carceri strapiene, con i cittadini che finiscono in carcere senza avere un giusto processo, senza avere la sentenza definitiva e con i poveracci, tra cui i molti extracomunitari che lei ama tantissimo, che sono lì a marcire No, senza io, avere una guardi, difesa non seria, mi metta quindi parole in questo. bocca che mi No, incazzo. no, la mia. Io non amo le persone. No, perché lei No, mi somiglia a un negro di no, tal fattura. No, non stia a perché. dire che io amo gli extracomunitari. Non mi No, metta no, lo ama. parole. Io ho detto che a me l'extracomunitario che arriva qua e lavora onestamente, tanto di cappello, ho tanti amici. Il clandestino che viene qui a stuprare. 16 anni anche oggi a Torino, che viene qui a delinquere, che viene qui a spacciare,
quelle persone le voglio vedere orizzontalmente cacciate a casa loro. Magari, piaccia magari o non piaccia? Piaccia o non magari, piaccia? Magari le dice magari anche con un colpo in testa. Prego. No, dico, allora, se anche parliamo... Anche quello se è necessario. Allora, grazie Stefano. Tanto la mette su Facebook lei. Abbiamo, grazie. Ma difatti, vede che io le do la... Vede che le do la possibilità di discutere. Abbiamo avuto anche tempo. Basta però. Sì, bene. Sì, vabbè. Vabbè, vada a dirlo alla gente, però. Non è demagogia. Vada a dirlo alla gente. È antipopolare la mia posizione. Io non ho paura dell'amnistia e dell'indulto. Non ho paura a sostenere questa posizione. Sì, appunto, vada a dirlo in piazza con me. Non c'è nessun problema. La organizzo, caro Stefano, perché voi radicali siete bravi a dire amnistia, indulto, indulto, amnistia, invece io dico no. Non lo diciamo solo. No, lei. Io dico... Lo dicono anche il direttore delle carceri. Ah, vabbè, a me non che mi interessa. Forse conoscono di più di lei la situazione delle carceri. Ma a me non mi interessa, è ovvio che lo dicono. Lei venga con me a visitare le carceri e dopo si renderà conto di cosa sto parlando. Ma non ha capito nulla, allora mi scusi, Ma ogni qualvolta qui le carceri sono sovraffollate, bisogna rimettere in piazza la gente. Bisogna capire che bisogna trovare una soluzione, perché la gente è stanca di vedere l'impunità. Ok, dai, basta però Stefano, non stia a menarmela adesso tanto. Io e lei siamo amici, però basta, no? Ci prendiamo parole perché poi lei mette su Facebook la sua cosa, dai su, non serve questo. Io la penso così, la moltitudine della gente dice meno indulto e meno amnistia e pene certe, pene certe. Quando dico pene certe, ma per cortesia mi faccia concludere, ha già finito la sua, vabbè, servizio, poi torniamo dentro, dai su, perché sennò Stefano lei continua, è come i radicali, come guardi, siamo fuori da ogni televisione italiana, però qua vede la possibilità di, vede la mia bontà, mi lasci, mi lasci. Vabbè, ma oh santo Dio, ma il fatto stesso che lei venga qua deve essere lieto e felice. Le altre televisioni in Italia non danno la possibilità ai radicali di parlare. Io le do non solo la possibilità, le do la possibilità addirittura che mi dà del demagogo che mi dice che amo gli extracomunitari. E qua e là io dico: no, momento, no, ci io, sono se amare gli extracomunitari fa un'ora. Io dico: no, io dico, io non amo nessuno perché amo le donne, quello sì. Perché io sono un vecchio stampo, ha capito? Però, no, tanto per essere chiari e mettere una puntina sulla I. Ma il problema è un altro. Io sono per la libera circolazione delle persone oneste. Per quelle persone che delinquono, assolutamente no. Ha mai sentito dire un radicale che è favorevole alla libera circolazione? Io non so, ma no, no, non ma io detto, non sono favorevole né all'amnistia né all'indulto. Quello è un altro discorso. Punto a capo. Andiamo con le immagini, grazie a Stefano Santarossa.